Innanzitutto parliamo della questione Scali. Il centro-sinistra qui in comune si è ricompattato? Ma guardi, io penso che oggi noi stiamo discutendo di una questione che è dirimente per il futuro della città. Il centro-sinistra non si è mai discompattato, se esiste la parola. Il centro-sinistra sta facendo questa sfida, quindi la maggioranza sta facendo la sfida per approvare questa delibera, recependo alcune annotazioni di una parte della maggioranza e dell'opposizione su alcuni elementi, soprattutto di metodo, e io credo che ce la possiamo fare. Insomma, poi ricordiamo che la delibera è stata in parte anche bocciata, la prima delibera sul tema, per la mancanza di 3 consiglieri per ragioni personali. Quindi, ecco, però Decorato dice, vi accusa in pratica di aver violato il regolamento comunale e di voler addirittura impugnare quest'atto davanti alla magistratura. Insomma, parole un po' dure, diciamo. Guardi, ognuno fa il suo lavoro, l'opposizione fa il suo lavoro, la magistratura fa il suo, lui può fare tutti i ricorsi che vuole, ne ha già fatti diversi, in passato li ha persi tutti, quindi noi siamo sereni. La segreteria generale, che è l'organismo che ci dà i pareri legali, ha dato il via libera, quindi noi siamo sereni, e poi però è la politica che deve decidere sui grandi dispositivi. Oggi lo portiamo in aula e decideremo se questa sfida della città, della riqualificazione di 1.250.000 metri quadri della città restituiti alla fruibilità, è accettata o meno dal Consiglio. Oggi Corrado Passera ha detto che il bilancio del Comune di Milano 2016 è insostenibile e ha fornito 2 numeri: aumento negli ultimi 5 anni della pressione fiscale del 113% e della spesa corrente del 133%. Come replica? No, è detto da un ministro del governo Monti che ha iniziato il taglio dei fondi destinati ai comuni di oltre il 110%. È quasi ridicolo, insomma, mi fa quasi tenerezza Passera, perché io ricordo che i trasferimenti pubblici, quindi le tasse statali, si sono ridotte del 98% i trasferimenti dal 2010 ad oggi. La pressione direttamente locale è aumentata, ma questo è perché le leggi sono cambiate. Dalle tasche dei cittadini non è uscito un euro in più dal 2010 ad oggi complessivamente. Certo, è molto comodo per i governi nazionali tagliare le tasse nazionali e chiedere ai comuni di incassare le stesse tasse da parte dei comuni, ma questa è una partita di giro che non pesa sulla finanza, sulle tasche dei cittadini direttamente. Certo, qualcuno però ai governi, dal governo Monti, di cui Passera era ministro, in poi qualcuno dovrà render conto rispetto ai tagli agli enti locali, perché è facile parlare di autonomia e centralità delle città, è troppo facile farsi belli del taglio della spesa pubblica a costo dei cittadini che vivono in comuni. Un'ultima domanda gliela faccio da uomo di sinistra. Oggi ho visto in una sola giornata la contestazione dei precari della città metropolitana che oggi dormiranno nella sala consiliare e contestualmente la protesta dei precari del comune di Milano che sono venuti a contestare Pisapia. Lei, che è un uomo di sinistra, di fronte a questi lavoratori cosa si sente di dire? È evidente che c'è il dolore umano e la vicinanza umana, ed è anche evidente che molto spesso anche noi stiamo sbagliando l'obiettivo. Io mi permetto, noi stiamo lavorando da molto tempo sui precari del Comune di Milano e abbiamo fatto anche degli importanti passi avanti, sicuramente non sufficienti per rispondere al bisogno delle persone che poi vivono sulla loro pelle. Io ho vissuto tutta la vita precario e continuo a essere un precario, quindi conosco bene il dramma esistenziale della precarietà. Certo che però il bersaglio grosso dovrebbe essere il governo, che non ci dà gli strumenti amministrativi e anche economici per poter risolvere una questione che per noi è un impegno prima morale che amministrativo. Io sono vicino ai precari del Comune di Milano, meno a chi strumentalizza questa vicenda, che è di una delicatezza umana importante per fini di visibilità, ma questo è il solito teatrino della politica che ci squalifica.